Ciao ragazzi, io vado in mountain bike. Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale in particolare, bentornati a Dopo GP in mountain bike. Oggi il mio ospite è Maio Meregalli, come si dice adesso team principal? Come team, si dice? Team director. Team director della Yamaha, siete in grandissima forma. Informissimo. Guarda, Zan, preparati perché ho accettato di portarti in Brianza per rifarmi di tutte quelle maledette domande. Di quelle cose che... cattivissime che ti chiedono i giornalisti. Esatto. Ma che rapporto hai con i giornalisti? Non buonissimo? Buono. Buono. Dove mi porti oggi? In Brianza. Brianza? Montevecchia, dai. Montevecchia, salite pazzesche. Non te lo dico, non ti voglio per allora, preparare. Amici, questo è un altro che mi massacra, però insomma, stiamo al gioco, vediamo cosa salta fuori. Cercheremo di conoscere meglio Maio. Quanti anni hai, Maio? 46. Li dimostra tutti. Allora Maio, la prima cosa che ti voglio chiedere è questa. Io mi alzo al mattino e mi dico sempre, adesso qualcuno mi dice che devo andare a lavorare per davvero. È un po' così anche per te? Cioè, nel senso, è talmente tanta la passione per le moto che lo consideri quasi un non lavoro o è un lavoro a tutti gli effetti? No, per me è un mix. Più delle volte non è un lavoro, poi capita quella giornata che magari inizia male e dici e continua male. Avrei voluto fare un altro lavoro, però dai, penso che ci possiamo reputare fortunati perché alla fine ci siamo trovati a fare un lavoro, cioè, ci ha portato la passione. Comunque adesso, a parte scherzi, è come te lo immaginavi il mestiere che fai? Tanto aspetta, facciamo un passo indietro. Come ci sei arrivato? Alla MotoGP ci sono arrivato tramite la Superbike e alla Superbike tramite la Supersport. Un piccolo passato da pilota, sempre corso per Yamaha. Ad un certo punto il presidente di Yamaha Italia, che allora si chiamava Belgarda, mi chiese se fosse interessato a smettere e ad iniziare a gestire il team, perché erano stanchi di buttare dei soldi per me senza avere dei risultati. Dei risultati pessimi. No, scherzo. Ho iniziato nel 2000, nel 2001 in Supersport, poi nel 2005 in Superbike e poi nel 2011 sono arrivato alla MotoGP. Tu sei arrivato alla MotoGP con Lorenzo Spies, giusto? Sì, quando Vale e tutto il gruppo sono passati da Yamaha a Ducati. Ma il lavoro è come te l'hai immaginato quando te l'hanno proposto? Ma sì, solo che rispetto alla Superbike qui mi sono accorto e c'era molta più pressione e diciamo che il primo anno per me è stato abbastanza difficile, più che altro perché sono passato da un ambiente, quello della Superbike, che conoscevo benissimo, conoscevo tutti. Quando sono arrivato in MotoGP praticamente, a parte alcune persone del team, ma al di fuori non conoscevo proprio nessuno, quindi l'ambientamento è stato abbastanza difficile. Ma invece, senti, Spies, alla fine in MotoGP è stata un po' una delusione, invece lui è uno di quelli che ha fatto, in Superbike ha fatto qualcosa di straordinario. Io pensavo comunque potesse far bene anche in MotoGP, sicuramente, vabbè, ha vinto una gara, ha fatto dei podi, sì, però qualcosa non ha funzionato, ma purtroppo non abbiamo mai capito cosa. E alla fine, quando c'è stata la possibilità di un ritorno di Vale Yamaha,
diciamo che per l'avventura in MotoGP in Yamaha per Ben è finita. Poi ha avuto dei grossi problemi con una spalla, ciao, dopo un incidente sull'acqua in Malesia, poi alla fine non si è più ripreso. Ma quella madre così ingombrante quanto ha pesato sulla sua carriera, in tutti i sensi? Ma io non posso dire nulla, perché con lei sinceramente, a parte in un paio di occasioni, non ho mai avuto nessun problema. Ecco, invece no, l'approccio con Valentino com'è stato? Primo approccio, quando l'hai visto? Molto meglio del previsto. Cioè tu lo temevi un po'? Perché vabbè, non conoscendolo, sempre avuto il dubbio magari di non riuscire ad integrarmi con lui e con magari il suo gruppo. Invece lui è talmente intelligente che ti mette in condizioni di lavorare bene sin da subito. Lo sai che se dici così ti danno del valentiniano, eh? Dico quello che è. Sono sempre molto obiettivo in quello che dico. Cerco di esserlo sempre. E invece Mario, la gestione fine 2015-2016 è stata durissima? È stata dura. E non c'era comunque l'ambiente. Ma vai, immagino due piloti che non si parlano, addirittura che si odiano. All'interno del team l'ambiente non era male, però si percepiva questo stacco totale che c'era tra i due piloti. Abbiamo sempre detto anche allo staff del team che quello che era successo doveva rimanere in circuito, proprio all'interno del circuito, ma non nel box. Ma riguardandolo oggi, voi avete fatto degli errori, secondo te? Anche magari senza che me le dici. Penso di no. Ho passato parecchie estati in autodromo, anche perché prima le Formula 1 giravano spesso, andavano le restrizioni nei test. Mi ricordo ancora adesso il rumore dei 12 cilindri Ferrari, anche perché loro iniziavano a girare alle 8, praticamente la mia camera è sul parco, sull'autodromo, e il paddock è più o meno 500 metri di linea d'aria, e quindi mi buttava giù dal letto. Perché cosa facevi? Mamma, vado a scuola? No, era periodo di vacanza, le vacanze estive. Quando avevo 16 anni, il sabato e la domenica si poteva girare sulla pista junior. Quindi dove? Io andavo a girare con un Guzzi Imola 350, che era di mia sorella. Dove? La Giulia AF1. Quando? Ce l'hai ancora? No. Con il supporto di Pirovano. Infatti non arrivare grande Piro. Che spesso firmava lo scarico di responsabilità. Ah sì? Sì. Non era ancora maggiorenne, mio papà non sapeva, quindi era lui che si prendeva la responsabilità di farmi girare. Il Piro credo che per voi Coriazzoli sia stato veramente un punto di riferimento, o no? Sì, perché anche quando avevo 14 anni, quando è iniziata la mia passione per la moto, lui era l'unico che correva nel nostro paese, quindi lo conoscevamo tutti. Che personaggio! Non mi sa che bava di tanto bici, no? Maverick bici adesso alterna tanto motocross e anche corse a piedi, specialmente in montagna. Ho visto che ha fatto anche dello sci d'alpinismo quest'inverno. Lui si allena molto e per avere 22 anni questa dedizione non è, secondo me, comune. Ecco, già che parliamo di Vignales. Allora, una considerazione che ho fatto io è che l'abbiamo visto nelle prime gare, no? Sia in Qatar sia in Argentina,
lui è paziente, cioè è paziente nel senso naturale, gli viene facile. Invece una differenza con Marquez l'abbiamo visto nel 2016 quante volte si è accontentato, però mi dà l'idea che una forzatura dentro non soffre, e infatti poi si vede che quando ha la possibilità, come magari era successo in Argentina, era davanti, poi è caduto. Maverick alla fine ci ha veramente sorpreso per quello che sta facendo, ma sin dal primo giorno del test, del primo test a Valencia, lì forse è stata per ora l'unica volta e l'ho visto un po' nervoso, perché comunque fino a quando non è salito sulla moto qualche dubbio magari ce l'aveva. Però questa sua calma, freddezza, sicurezza in se stesso, sicuramente anche nel mezzo, è incredibile. L'ho detto già tantissime volte, perché alla fine questa cosa, cioè, va considerata, ha 22 anni e sembra, per come sta facendo, di averne molto di più. Sì, sì, assolutamente. Si lavora molto bene con lui. Poche parole lui sa, eh. Poche parole, ma è molto sicuro anche nei commenti, quando prova comunque il materiale nuovo è sempre molto sicuro, è difficile che dubita, poche volte non essere sicuro prima di dare una risposta. E poi è riuscito a coinvolgere subito il suo gruppo di lavoro, magari è un po' prematuro dare dei giudizi, però è riuscito a creare veramente un bel clima. Grandissimo. Com'è? Bello, eh? Io sono già a pezzi, tu? Non ancora, dai. Ancora un paio di chilometri nelle gambe. Un paio di chilometri. Bello, no? Bello, bello, divertente. Qua ci vieni spesso? Ci vengo quando posso, mai in questi orari però. Perché non fai giornalista, vedi? Sempre all'alba o nel weekend. Bene, adesso invece dove mi porti? Porto in Weimar, dove abbiamo i nostri uffici. Che bello, dai, così amici appassionati di moto, non possiamo farvi vedere naturalmente il reparto corsa, ma insomma... Qualcosina salta fuori. Andiamo, dai. Ah, ma allora mi vuoi mettere in difficoltà? Mario, cosa succede se Valentino e Maverick si scambiano la moto? Specifico meglio la domanda. Uno può correre con l'assetto dell'altro e viceversa? Sì, anche perché adesso come adesso non penso siano molto distanti. Spesso comunque con il fatto dello scambio di informazioni, quando magari un pilota è in difficoltà, a un certo punto può provare anche il setup dell'altro. Ecco, come funziona lì? In pratica, cioè, tipo, come si chiama? Silvano Garbusera, lui, per dire, sa sempre cosa sta facendo la Monfalcada? No, in tempo reale no, però alla fine del turno entrambi i capi tecnici devono inserire i dati, il setup delle due moto, dai. O a fine giornata o prima che inizi il turno successivo, uno sa cosa ha fatto l'altro. È mai capitato che uno bleffasse? No, no, non si può fare. I giapponesi comunque sono al corrente. Di sicuro un po' di gelosia c'è sempre, però alla fine siamo tutti pagati dalla stessa azienda, quindi dobbiamo lavorare per l'azienda e non per il singolo. Ma quindi, vabbè, sai che poi i detrattori di Valentino si scatenano, no? Allora, lui dicono va piano fino alla domenica, poi dopo copia gli assetti e si rimette ad andare forte. Questo lo sento dire da 20 anni, anche quando correva da solo. Cioè, questi cambiamenti ti sorprendono ancora o ormai ci sei abituata? Diciamo che così, come è successo ultimamente, no. Ma è proprio un metodo di lavoro suo, di Valentino, o no? È difficile
da capire anche per noi, perché pensavo che dopo la gara del Qatar si potesse partire comunque con un setup di base che fosse, non so, già il 70%. Invece anche in Argentina ho faticato, si è quasi dovuti partire ancora da zero. Ad esempio Maverick, da quando è salito sulla moto 2017, ha trovato un setup buono di base, è sempre rimasto con quello, pochi cambiamenti durante, andiamo di qua, durante il weekend. Ma era un po' così anche Lorenzo o no? Dipende, perché negli ultimi due anni non lo era più. All'inizio, quando sono arrivato, sì, cambiava molto molto poco. Negli ultimi due anni anche lui, porca puttana. Ma questo perché secondo te, Mario? Perché con l'esperienza ti affini di più, cerchi di più la perfezione? Di sicuro ti adatti meno, più passa. Ti adatti meno. Più passano gli anni, comunque affini anche la percezione di quello che succede alla moto, di quello che è il comportamento. Sì, ragioni di più comunque. Poi magari anche questa cosa ti porta in qualche occasione a prendere delle strade sbagliate. Eh sì, certo. Invece Mario, una cosa che diciamo sempre noi da fuori è che nel moto mondiale comanda la Honda, nel senso politico del termine. Allora si chiederò subito. No, voi, voglio dire, siete comunque il più grande rivale della Honda. Voi l'avvertite questa cosa? È così? Non è così? Cioè la Honda ha un po' più di potere? Io vedo che adesso comunque le due case si rispettano e si confrontano anche quando è il momento di prendere delle posizioni. Magari in passato non lo era. Invece c'è un po' di coalizione giapponese contro la Ducati, contro, sempre a livello sportivo, No, contro la Ducati. Non penso. O la prima. Secondo me hanno sempre cercato di dare una mano al campionato, in un modo o nell'altro. Zan, comunque ti avevo sottovalutato, pensavo. Eri sottovalutato? Pensavo facessi fatica. Ma insomma, perché tra l'altro l'ho fatto, eh. Eccoci Mario, grazie, bel giro. Qua dove siamo? Gli uffici. Qua è casa tua. Esatto, adesso mi doccia. Doccia mi poi? E inizio a lavorare. Ma lì dentro cosa c'è? Facciamo sognare gli appassionati. Beh, allora, piano terra, il nostro showroom, dietro c'è la sala prova. Sala prova motori. Dietro ancora c'è il reparto motori e sopra ci sono tutti i nostri uffici. Ma quindi i motori della MotoGP passano lì? Sì, qui li assembliamo, poi gli facciamo un piccolo rodaggio per vedere che tutto rientri nei parametri, si incassano e si spediscono. E vanno. Benissimo amici! Abbiamo chiuso anche questa puntata in mountain bike, abbiamo conosciuto meglio, credo, Mario Menegalli, grazie Mario. Grazie a te, è stato un piacere. Bellissima idea e è da rifare, dai. È da rifare, ci siamo divertiti e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, ciao. Dopo GP mountain bike. Grazie, ciao, ciao. Mario.